il nostro maestro direttore artistico. E per essendo il direttore artistico, come si sente del nostro concorso e del nostro cantante più giovane? Come mi sento al concorso? Mi sento bene. Sì? E indubbiamente questa è la seconda esperienza, il primo concorso l'anno scorso è andato bene, quest'anno c'è l'esperienza dell'anno precedente, perciò è più interessante. I concorrenti sono tanti, sono 120, alcuni hanno veramente una qualità fisica vocale molto molto interessante. Sono felice di fare il direttore artistico perché la giuria indubbiamente è di primissimo ordine, attualmente si sta svolgendo tutto con tranquillità e professionalità, andiamo avanti. Ma direi che quasi sempre ha un canone di sempre medesimo, per vincere bisogna avere buona qualità vocale, soprattutto un fraseggio, perché moltissimi pensano soltanto alla voce e non pensano di fare musica. Fare musica è la qualità maggiore, quella che fa la differenza. Nel momento in cui vincono un concorso, ne vincono un altro e qualcuno si interessa per fargli fare carriera, poi quando vanno in palcoscenico chi fraseggia di più, chi canta di più, chi praticamente fa i cosiddetti sviluppi dinamici, piano, forte, eccetera, eccetera, vince raso tutti. Sì, e la terza domanda, come si sente la nostra organizzazione del secondo corso di Angelo Lorenzi? In un certo senso meglio, perché alcune cose sono state facilitate. Direi che molte volte bisognerebbe stare attenti nel momento in cui si scrive qualcosa nella lingua locale, cioè nella lingua italiana, perché non ci si può permettere di sbagliare, no? Ok, va bene. L'ultima domanda. Lei può consigliarci qualche consiglio anche per il nostro e anche per i nostri componenti? Ma i consigli sono sempre quelli di non finire di perfezionare la messa a punto del concorso, perché ogni volta bisogna apportare nuove variazioni, cercare di non fare gli stessi errori che si sono fatti l'anno scorso e cercare di andare avanti. Andiamo avanti. Grazie. Grazie.